Ha un aggiornamento invece sul coinvolgimento delle farmacie. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di un forte investimento per coinvolgere anche queste importanti strutture territoriali sul fronte dei tamponi. Sì, noi siamo partiti appunto con l'accordo con le farmacie, un accordo che vediamo ai suoi frutti. Ad oggi sono stati effettuati ben 500 tamponi presso le farmacie, domani ne partono altre 4. Fino ad oggi siamo a 15 farmacie che, dislocate sul territorio trentino, riescono a dare questo servizio ai nostri concittadini. Ricordiamo che i tamponi vengono prenotati tramite il CUP online, sulla base della ricetta dematerializzata che forniscono i propri medici, di medicina generale o i pediatri di libera scelta. Domani le 4 farmacie che partono sono una Ronzo Chienis, una Malé, una Rovereto e una Trento in Aravina, e nei prossimi giorni ne partiranno altre 4, quindi un grande servizio alla nostra cittadinanza per riuscire ad avere sempre più punti dove poter effettuare i test in caso di sintomi per verificare se appunto si tratta di Covid o di semplice influenza o sintomi influenzali. Quindi un'offerta ben dislocata sul territorio trentino.